Buongiorno a tutti, bentornati a Leoni Files, il podcast settimanale dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Carlo Amenta. Buongiorno Carlo, come stai? Senti freddo, vedi che mi sono messo pesante oggi, che c'è caro bolletta, caro energia, lo vedi che io mi copro perché come reagisco alla spinta inflazionistica? Consumo meno, se il prezzo ha un senso, uno consuma meno, io mi vesto più pesante. Io sto bene, però insomma, sai, questa roba qua, queste bollette che stanno diventando qualcosa di completamente intollerabile. Tra l'altro adesso arriva l'inverno, tocca anche accendere la stufa. E no, qua non c'è bisogno, lo sai, da dove parlo io la stufa è un concetto, diciamo, assolutamente, diciamo, concetto da film, ecco. Ecco, invece di cosa, con chi vogliamo parlare di caro bollette, caro energia, eccetera? Ne vogliamo parlare oggi con un ospite, come sempre, eccezionale, ma più di sempre eccezionale. Benvenuto Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente. Benvenuto Stefano. Buongiorno, ciao a tutti, buongiorno. Allora, io partirei da una domanda molto generale, cioè cosa sta succedendo sui mercati dell'energia? Naturalmente sappiamo che l'ARERA si occupa in particolare di mercati dell'energia elettrica e del gas, oltre che di acqua e rifiuti, e quindi non abbiamo in mente come dire, il grande mondo intorno a noi, ma cerchiamo di capire cosa succede in casa nostra e quali sono gli interventi che si possono o che non si possono fare per mitigare quello che sta succedendo. Qual è la tua interpretazione dell'ondata da cui siamo travolti? Ma la mia interpretazione è che intanto, ahimè, siamo connessi e quindi in realtà il grande mondo a cui fa riferimento poi parla al nostro piccolo mondo in maniera pressoché inevitabile. E poi dobbiamo decidere se vogliamo considerarci piccolo mondo anche in Europa oppure vogliamo proprio limitarci soltanto all'Italia. Allora, certamente abbiamo, ma questo lo diciamo ormai da fin troppi mesi perché ormai non sia una cosa acquisita, abbiamo una situazione molto particolare perché l'incrociarsi di questa ripresa dell'economia e di questi blocchi, di questo corto che abbiamo di gas in Europa un po' per effetto dello spostamento verso l'Asia del Gennelli, un po' per le tensioni geopolitiche, per dirla in maniera molto elegante, del rapporto con Russia e quant'altro, oggettivamente, in maniera peraltro devo dire, secondo me anche abbastanza inaspettata in più. Poi naturalmente qualcuno che dice che l'aveva capito da molto tempo c'è sempre, ma insomma mi pare che quello che è successo da settembre, da agosto-settembre in avanti, ha una derivata tale per cui dire che era prevedibile è francamente un po' complicato. Però insomma, quello che è un dato di fatto è che questo gas è cresciuto in maniera veramente molto significativa. Abbiamo cominciato ad accorgercene un po' a giugno, evidentemente, appena prima dell'estate, quei segnali che solitamente, anche in presenza di una ripresa economica, avrebbero dovuto dare un'indicazione di fase estiva, insomma, che era un po' quello che succede un po' sempre. Mi ricordo quando avevo cominciato in autorità nel 18, c'è stata una situazione simile, anche lì in estate i prezzi non erano scesi e se ricordi forse c'era stato già un intervento proprio sugli oneri generali di sistema, tutto in decimi rispetto a quello di cui stiamo parlando, di cui stiamo parlando oggi. A me sembra che l'approccio che si è scelto, ma che poi tutto sommato riconosco molto nel toolbox europeo, riconosco un po' nelle indicazioni che complessivamente si raccolgono, cioè di cercare di intervenire su queste bollette nella maniera meno collegata alla commodity energetica, più collegata alla parte fiscale, parafiscale o quant'altro, vogliamo dire, è una specifica attenzione al mondo del vulnerabile, dopo possiamo discutere lungamente di cosa intendiamo per questo, mi sembra la strada sensata da percorrere, tutto sommato quella che si è cercato di percorrere. Devo dire che in questo siamo stati un po' facili profeti, ma insomma non che ci voglia il Nobel, quando si indicava il meccanismo dell'ETS, i proventi della CO2 come un modo per cercare di recuperare risorse su cui da orientare, diciamo così, agli incentivi sulle rinnovabili che stanno in bollette, cosa che
avevamo detto in un'audizione del dicembre del 2018, quindi insomma decisamente prima della, e naturalmente con un prezzo della CO2 che valeva 5 euro a tonnellata, quindi era quasi naif o quasi estetico dirlo, più che sostanziale. Mi sembrano linee guida a cui ci si è cercati di attenere, che tutto sommato funzionano, insomma tengono, questa mi sembra una strada sensata per percorrere. Ecco Stefano, entrando un po' più nello specifico dei problemi del gas, noi ci siamo occupati spesso, approfittando poi della competenza, diciamo, dell'esperienza di Carlo, abbiamo cercato e abbiamo spiegato più volte a chi ci ascolta cosa sta succedendo effettivamente. Ecco, con riferimento proprio al gas, a questi problemi legati di fatto a un mismatch fra l'offerta di gas e quindi la capacità di portare la materia prima e la domanda, che per ragioni legate alla pandemia è ripresa con un certo vigore anche e soprattutto in alcuni settori dove resta poi la richiesta di beni e servizi quella più elevata e dove quindi la produzione e ovviamente il consumo di energia finalizzato alla produzione diventa particolarmente rilevante, si è sentito più volte fare dei ragionamenti sugli stoccaggi. Noi sappiamo che il gas viene stoccato nei periodi appunto estivi, quando viene consumato di meno per ragioni legate anche al clima, in impianti di stoccaggio per l'appunto che sono dati in concessione, che quindi sono chiaramente monitorati dall'autorità che presiedi, e che poi quindi gas che poi viene proprio rilasciato e utilizzato per ragioni strategiche in termini di riserve proprio in questi casi. Ecco, l'Italia, da quello che abbiamo letto in questi giorni, ha delle riserve di gas superiori a quelle degli altri paesi. Ci sono dei motivi specifici? Qual è il meccanismo che regola questo, e cosa può, in quanto può aiutarci il fatto di avere queste risorse, o seppure invece la cornice europea ci impone, al di là della solidarietà di cui di solito siamo sempre beneficiari, quindi ogni tanto ci dovremmo ricordare come paese anche di dare una mano agli altri, se invece ci impone dei ragionamenti che non potranno aiutarci tanto. No, allora credo che qui ci siano due discorsi che vale la pena di riprendere. Il primo sicuramente è quello della regolazione degli stoccaggi, che è una regolazione tutto sommato efficace, almeno anche i fatti lo dimostrano. Adesso proviamo a non lodare il nostro vino, ma insomma a guardare soltanto i dati di fatto, e il dato di fatto è che in un periodo complicato e naturalmente costringendo un po' gli operatori, lo stoccaggio italiano all'inizio dell'inverno stava intorno, adesso il numero preciso non lo ricordo, ma stava intorno al 75-76%, se non ricordo male, di riempimento, contro un'Europa che viaggiava al 55-60, insomma, quindi largamente sotto, e peraltro adesso la fase stagionale ci sta tutto sommato un po' graziando, perché le temperature non sono così grevi come ci si sarebbe potuto aspettare, ma questo è una cosa da guardare sempre con molta cautela, perché l'inverno fa in fretta a cambiare. Però già, al netto di questo, il tema quindi di una regolazione che sia in grado di promuovere il sistema di stoccaggio in maniera efficace mi pare che sia un oggettivo elemento di pregio della regolazione italiana, in qualche maniera direi ripreso anche da quella francese, che ha elementi di affinità, anche se poi la Francia, per motivi storici che conosciamo, ha meno fa bisogno, insomma, così di gas, quindi lo considera un po' meno rilevante, tant'è vero che anche alcuni interventi fatti nel settore gas in Francia forse non dico che trovano giustificazione, ma trovano perlomeno un contesto, una cornice più comprensibile, stante appunto il diverso peso che il gas ha come fonte in Francia. Mentre Nord Europa, Germania in particolare e quant'altro, probabilmente da una qualche armonizzazione della regolazione che potremmo anche cercare di perseguire nel medio periodo, potrebbero trarre qualche elemento di beneficio. E in questo forse anche allentando alcune perplessità che in una certa fase ci sono state sulla regolazione italiana per gli stoccaggi. Quindi poi si è parlato anche di stoccaggi comuni europei, di meccanismi di solidarietà tra gli stati, tutte cose naturalmente perseguibili, implementabili, come sempre faticose, perché poi alla fine comunque trovare le regole giuste per fare in modo che ognuno stocchi, partecipi, distribuisca e quant'altro, peraltro una commodity non così
flessibile come l'elettrico, perché comunque ha bisogno di transiti, di capacità e quant'altro. Però diciamo, è un contesto che sicuramente vale la pena di continuare ad esplorare anche con una prospettiva un po' di medio, almeno di medio termine. Certamente non è un oggetto che ci darà benefici nel corto, ma credo che questo è probabilmente uno di quegli insegnamenti, di quei segnali che vale la pena di portare a casa da questa situazione. Non l'unico, ma certamente uno di quelli che vale la pena di portare a casa. Ecco Stefano, dal gas all'elettrico, io avrei in realtà tante domande, cerco di fartene due, ciascuna di due meriterebbe un'ora di risposta almeno, ma insomma cerchiamo di essere sintetici. Il problema nasce principalmente sui mercati gas, poi si tira dietro l'ETS, ci sono tante componenti, ma diciamo in questo momento quella che è percepita come la minaccia più grande, tra virgolette, per la situazione economica dell'Europa, in particolare dell'Europa occidentale, è data dal boom dei mercati, dei prezzi dei mercati elettrici. Da qui due domande. La prima è questa. È vero a tuo avviso quello che si legge, che si dice, che se aumentasse sensibilmente la quota di fonti rinnovabili nel nostro mix, effettivamente ci troveremmo a pagare bollette più basse, quantomeno nel medio termine? E seconda domanda, qui senza entrare troppo nel tecnico, perché sennò uccidiamo chi ci ascolta, ma ritieni che ci sia, che sia legittimo il tema posto in particolare dalla Spagna e poi da altri, sull'esigenza di rivedere le regole attraverso cui si formano i prezzi sul mercato elettrico, il cosiddetto sistema del prezzo marginale, che sostanzialmente dice che il prezzo dell'energia elettrica in qualunque fascia oraria è dato dalla centrale più costosa che in quel momento è chiamata in esercizio, e quindi è legittimo, alla luce dei cambiamenti in atto, ragionare su un cambiamento di questo sistema, oppure ritieni che quello sia al momento un tema che è meglio lasciare da parte? Allora, sulla prima questione del fatto che le rinnovabili sono capaci di farci pagare meno la bolletta, credo che sia sempre una questione da prendere a livello di sistema. Non dimentichiamoci, io quelle che chiamo le esternalità di sistema, cioè quello che le rinnovabili si portano dietro in termini di impegno di risorse che è necessario garantire a livello di sistema, dobbiamo considerarle nel paniere complessivo. Quindi, probabilmente nel medio termine, come dici tu, un abbassamento, una razionalizzazione dei costi, la vedremo. Giurare che sarà un abbassamento significativo, questo probabilmente oggi non è in grado di dirlo realisticamente a nessuno, anche perché cambia completamente l'assetto, quindi cambiano, elementi strutturali di sistema e quello che emergerà in termini di capacità di estrarre efficacia ed efficienza dal mondo dei servizi che diventeranno, anzi sono già diventati, stanno già diventando sempre più rilevanti nel sistema, nel suo complesso, è un elemento che bisogna valutare adeguatamente. Io credo che quello che stiamo facendo anche come regolazione sul mercato del dispacciamento, in generale sul dispacciamento elettrico, adesso anche qui non voglio andare nel tecnico, ma UVAM, e tutto il mondo della sperimentazione degli aggregatori e quant'altro sia la strada attraverso cui vedremo emergere l'effettiva impostazione complessiva. Sul tema di mercato più di ingrosso, in senso stretto, insomma, di base bid, di marginal price, è un dibattito che hai ragione, è ritornato anche perché sembra particolarmente controintuitivo in questo momento avere una fonte così violentemente in grado di spostare la formazione del prezzo. Non dimentichiamoci però il razionale con cui questo sistema era nato ed era quello di dare spazio a un mondo che altrimenti probabilmente di soli incentivi non sarebbe riuscito ad emergere. E adesso siamo nel mezzo della situazione con un 45% di generazione fatto con le rinnovabili, comincia effettivamente a porsi il problema se sia il meccanismo ancora robusto. È una discussione che però non farei dentro un'emergenza, cioè non è una discussione che farei con un prezzo del gas diciamo soltanto a 140. E con tutte le distorsioni che questo in una fase
ancora contingente dimostra. Non dimentichiamoci che il dibattito anche su strutturalità e contingenza di questa situazione è lungi dall'essere finito e per adesso forse siamo ancora in una contingenza. È vero che i Ford ci danno segnali 2022 non così rassicuranti come ce li davano un paio di mesi fa, però è anche vero che le variazioni estremamente brusche sconsigliano da prendere posizioni troppo, come dire, troppo assertive, a meno che uno non voglia sostenere una tesi precostituita, e allora vabbè, ovviamente va tutto bene. Quindi io francamente sono abbastanza convinto che, come tutte le cose, quando cambiano i sottostanti sia bene fare della manutenzione, sia bene riflettere se esistono ancora i presupposti che giustificavano certi tipi di scelte, ma sono decisioni che hanno richiesto un po' di tempo per mettersi a fuoco, ed è stata fatta anche prove per utilizzare meccanismi differenti. Prendiamoci il tempo necessario per fare una scelta meditata. Ecco Stefano, poco fa nel tuo proprio intervento all'inizio hai ricordato alcuni interventi che sono stati fatti proprio a beneficio dei consumatori e hai citato i vulnerabili. Non più tardi, qualche tempo fa, proprio l'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica stimava già prima di questa crisi circa il 10% i soggetti che erano in condizione appunto della cosiddetta povertà energetica, un tema dibattuto purtroppo potremmo dire ancora troppo di nicchia, no? Sulla definizione, cos'è povertà energetica, sulla stima e così via, ma che certamente almeno tra i vantaggi di questa crisi energetica potrebbe essercene uno, cioè quello che l'attenzione su chi effettivamente non riesce a consumare una quantità adeguata di energia per le esigenze della casa e quindi per le esigenze di raffrescamento e riscaldamento, con degli effetti nocivi sulla qualità della vita, possa finalmente diventare un tema centrale. Più volte con Carlo abbiamo discusso dell'opportunità o meno, rispetto ai recenti interventi, di concentrarsi maggiormente proprio su quei soggetti che oggi si trovano in maggiore difficoltà. Ecco, ci sono degli interventi che a tuo avviso possono essere importanti per aiutare questi soggetti in povertà energetica, nel senso con una riforma un po' più strutturale, un qualcosa che diventi, oltre al bonus, ricordiamolo che esiste attualmente, bonus energia, un qualcosa che possa contribuire effettivamente a rendere questa vicenda più centrale nel dibattito, a maggior ragione, mi sembra di capire, in un contesto in cui comunque i costi dell'energia difficilmente torneranno ai livelli a cui siamo stati abituati. Allora, hai ragione, questo è un punto molto delicato. Hai glissato un po' sulla questione considerandola di nicchia, definizioni, aspetti, ma in realtà è di nicchia fino a un certo punto, perché intendersi sul confine e sugli spazi di intervento è un prerequisito non banale per poi non ritrovarsi, come dire, con effetti non previsti. Il bonus è certamente perfettibile ed è certamente no, non è come dire, lo strumento che intercetta la povertà energetica nel senso più evoluto della discussione che chi si occupa di povertà energetica fa e sta facendo. Dall'altra parte, sullo stesso tavolo della discussione, troviamo il fatto che il modo per intervenire nei casi di povertà energetica sia quello di garantire una sorta di tutela, insomma, quindi dei prezzi di tutela, che è pure un pezzo della discussione. La mia sensazione è che in questo momento c'è una fascia oggettiva di consumatori che non è intercettata dal bonus, perché non sono i poverissimi, non sono le condizioni più estreme, insomma, più di difficoltà maggiore. E però, per come sta andando complessivamente l'economia, entrano in quel dominio in cui effettivamente la spesa per energia, e sto pensando in questo caso soprattutto alla spesa per l'energia di riscaldamento, perché è quella che evidentemente crea di più conseguenze anche sociali in termini di povertà energetica, e per noi in Italia ancora per ora la spesa energetica da riscaldamento è una spesa gas, non
evolverà, cambierà, si diffonderanno le pompe di calore, avremo sistemi più efficienti anche nelle case di basso reddito, però per adesso non abbiamo in campo significativi strumenti che spostano questo asse, non l'ha fatto il 110%, non lo fanno gli interventi di incentivo sulla elettrificazione dei consumi, perché certe fasce di popolazione fanno fatica ad intercettare quel tipo. Quindi quello è un mondo che secondo me andrebbe aggredito, cioè in che maniera riuscire a fare in modo che le fasce meno di reddito significativo intercettino elementi predisponenti, l'abbassamento del fabbisogno energetico. Il tuo maglioncino iniziale era ironico, ma insomma andava un po' in questa direzione. E dopodiché certamente cerchiamo di studiare anche i meccanismi di incentivo diretto a quel punto, che forse sono da preferire, perché poi non dobbiamo dimenticarci che il proxy elettrico o energetico è un proxy molto approssimativo per stimare la sembra un paradosso in realtà, perché insomma, verrebbe proprio dall'energia il posto dove capire, ma in realtà non è vero, perché il modo con cui misuri la quantità di energia consumata o la quantità di spesa che viene dedicata, chi la vede dal mondo elettrico energetico, come un'autorità ad esempio, la vede solamente in maniera parziale. E allora ecco perché il bonus ad esempio è efficace, perché va a prendere l'ISEE, quindi un oggetto che le bollette non sarebbero mai in grado di intercettare. Guai se facessimo i bonus sul consumo o sulla spesa elettrica di una bolletta, naturalmente. Sì, tra l'altro all'inizio, se non ricordo male, fino a cioè un bel po' di anni fa era in parte così, dando vita a quello che all'epoca era noto come il paradosso del single benestante, cioè quello che passa tutte le giornate fuori casa, mangia al ristorante, quindi spende pochissimo perché consuma poco e in più aveva il bonus, ovviamente. Oggi probabilmente è un po' diverso. Ecco, e Zagnaro ricorda a tutti, vedi che fai poi delle cose contro la famiglia, perché ricordi poi il single benestante e un po' guadagnava sull'energia, vedi, non ti si può lasciare libero di parlare un minuto, insomma. Ecco, e a proposito di essere libero di parlare, vorrei avvicinarci alla conclusione con la domanda che il presidente Beseghini sa che cova dentro di me. Noi dell'Istituto Bruno Leoni siamo da tanto tempo, in realtà, tra quelli che ritengono che gli strumenti di tutela, in particolare di tutela di prezzo, la cosiddetta maggior tutela, siano strumenti obsoleti, e in parte anche dannosi, che soprattutto rendono o rischiano di rendere più farraginosa e meno efficace la concorrenza. La maggior tutela è stata da poco superata attraverso un sistema di aste che ne ha posto fine per le piccole imprese e dovrebbe cessare dopo l'ennesimo rinvio il 1 gennaio 2024 per le famiglie e le microimprese. Anche qui due domande, una molto, molto banale e l'altra un po' più articolata. Quella banale è questa: come valuti l'esperienza del superamento della maggior tutela per le piccole imprese? Perché è, diciamo, l'esperienza più recente e più importante da cui trarre vantaggio rispetto alla grande, che erano poche decine di migliaia, forse 200.000 imprese, credo. Però un'esperienza interessante rispetto alla grande platea di diversi milioni di famiglie e microimprese. Seconda domanda, come ritieni vada disegnato e costruito il processo di avvicinamento alla fine della maggior tutela per catturare i benefici da questa riforma, limitando i costi che sono banalmente connaturati all'incertezza, alla confusione dei messaggi e così via? Allora, beh, intanto in termini di giudizio su quella fase dello scorso anno, insomma, del 21, sul superamento della tutela, mi sembra di poter dire che sia un giudizio positivo, perché alla fine i meccanismi si sono dimostrati ragionevolmente funzionare, sono stati concorrenziali, hanno visto una partecipazione ragionevole. Naturalmente qualche elemento di criticità è emerso. L'estrazione, nel senso che alla fine chi si è aggiudicato a Flora è stato poi assegnato attraverso un meccanismo di estrazione a sorte, questo ha suscitato qualche commento, qualche valutazione.
Sono tutte cose però che mi pare si possono tranquillamente introitare, gestire e valutare in un percorso che ovviamente non ci potrà essere la replica di questo. Quello che dicevi tu è assolutamente corretto, parlavamo di 200.000 mini imprese, quindi comunque una categoria inerte rispetto al superamento della tutela, ma con comunque gli strumenti di una un'impresa per affrontare il tema, tant'è vero che la nostra campagna informativa non è stata particolarmente generalizzata, credo non abbiate visto quasi nulla di informativo in senso pubblico generale, anche perché c'era una preoccupazione, come ben sai, tutti gli elementi informativi che escono, che riguardano la tutela o il superamento della tutela, vengono immediatamente catturati per una campagna molto aggressiva e molto significativamente pesante nei confronti del consumatore generico, per dare dei segnali distorti rispetto al fatto che stia cambiando qualcosa e vi sia un qualche obbligo per superare la configurazione in cui uno si trova. Quindi abbiamo scelto di fare una campagna informativa mediata dalle associazioni di categoria, trasferita tutta attraverso le varie associazioni, confederazioni e quant'altro, e questo ha fatto sì che tutto sommato i consumatori interessati fossero ragionevolmente informati e pronti al passaggio. Questo è uno dei punti, come ben sai, quello della informazione precisa, circostanziata e non troppo facilmente cavalcabile dal punto di vista del marketing. Il marketing ha naturalmente i suoi diritti, ma devono stare all'interno di una dimensione di realtà delle cose che vengono dette. Poi c'è un aspetto che è naturalmente quello della numerosità, nel senso che qui il passaggio successivo riguarderà qualche milione di utenti. È uno dei motivi per cui noi riteniamo che anche qui una certa progressività nell'approccio abbia un senso. All'interno di questi soggetti comunque ci sono categorie di consumatori che hanno caratteristiche differenti, e su queste caratteristiche differenti dobbiamo far leva, quindi dobbiamo far sì che quelli che abbiano comunque una maggiore struttura, una maggiore predisposizione a cogliere i benefici del mercato, siano i primi che in qualche maniera intercettano questa opportunità, lasciando nella coda, diciamo, di questo processo, per tornare al punto di prima, i vulnerabili. E anche qui poi decideremo bene che cosa sono i vulnerabili, anche se ormai i decreti cominciano a dare qualche indicazione. Il tema poi della diciamo così della tempistica ha pure lui una sua rilevanza, perché il modo con cui il meccanismo si implementerà avrà inevitabilmente un effetto trascinamento, e quindi in qualche maniera riuscire a sposare questa dinamica con la comunicazione corretta è di nuovo, anche se sembra un po' ripetitivo dirlo, la chiave fondamentale. Però non bisogna dimenticarsi l'altra gamba, cioè la gamba del superamento del servizio di maggior tutela non è soltanto un consumatore consapevole, attento, capacitato, insomma, troviamo l'aggettivo che preferite, e anche un mercato competitivo che sia capace di offrire questi servizi, che sia capace di dare segnali chiari di quali servizi sta offrendo, anche di prezzo, e con una capacità di competere corretta. Quindi l'altro aspetto che evidentemente bisogna riuscire a far crescere è il superamento di questa presenza di un incumbent con una quota troppo significativa, e il secondo nella lista che sta a un'ordine di grandezza sotto. Quindi una situazione come quella che abbiamo nel gas, dove la distribuzione è un po' più, per motivi storici evidentemente, tutta questa roba non è figlia di qualche distrazione, è figlia della storia con cui siamo arrivati ad oggi. La storia si cambia con un lavoro paziente, sistematico, con le idee chiare, non con interventi così un po' improvvisi per seguire. Io credo che la cosa che sia stato molto importante fare, e su cui ci siamo un po' incaponiti, è stato quello nel 21 di non cedere alle facili lusinghe del periodo Covid per rinviare ulteriormente anche
la gara di assegnazione delle pur pochi utenti, che, perché avrebbe voluto dire non tenere il punto. In qualche maniera credo che un lavoro serio sia quello di fare quel che si può fare nel modo migliore possibile e poi da questo fare ulteriori passi in avanti. Lasciami chiudere che l'altra cosa con un'altra cosa fatta nel 21 a cui io guardo con una certa attenzione ed è tutte le evoluzioni che abbiamo messo nel codice di condotta commerciale per la fornitura al cliente elettrico, quindi c'è molta più questo codice, ad esempio per le offerte, credo possa essere un elemento di tracciabilità della propria offerta e di comparazione con le altre offerte molto più efficace che non perdersi nel mare magnum di tante offerte, l'obbligo alla scadenza di dare un'indicazione precisa del fatto che un'offerta è scaduta e si entra in una nuova fase, quindi magari i bonus vanno rinegoziati oppure sono cambiate alcune condizioni e quant'altro, diventa un modo per allertare un utente che giustamente fa altro nella vita, quindi non è che passa il tempo a controllare se gli sta scadendo l'offerta oppure no. E poi adagio adagio cominceremo ad abituarci a gestire le forniture di energia elettrica e di gas come tanti altri beni e servizi che acquisiamo e di cui ci interessiamo in qualche maniera, quindi stiamo attenti a capire come estrarne le migliori condizioni, che come dico sempre sono riferite alle migliori condizioni per sé, che possono essere condizioni di prezzo ma possono essere anche condizioni di servizio o di qualità di altra tipologia di prodotto che a me interessa, che può essere anche di più del semplice costo della commodity elettrica, che pure naturalmente rimane un elemento non trascurabile. Stefano, una battuta finale, grazie intanto, anticipo già i ringraziamenti per il tuo tempo preziosissimo che ci hai messo a disposizione, ma hai ricordato che dal 2018 siedi su questa poltrona. È una poltrona che si è trovata, come giustamente ci hai ricordato subito, in un mare un po' complicato e che affronterà certamente un mare complicato dal fenomeno della transizione ecologica. Ecco, non ti chiedo la lista della spesa o la lista dei sogni, perché capisco che diciamo non sta neanche a te dirla, ma quale potrebbe essere uno o due passaggi su cui l'autorità potrebbe oggi avere più potere di incidere, vorrebbe avere più potere di incidere, quindi quei poteri che oggi all'autorità mancano anche per dare un po' più di forza alla propria azione in questa fase così travagliata? Ma guarda, proprio recentemente abbiamo pubblicato lo strategico 22-25. Abbiamo fatto anche un lavoro di rendicontazione del lavoro fatto in questi primi 3 anni. È un po' il libro dei sogni, se vuoi, è scritto dentro lì, che naturalmente, come sempre, è un libro molto in continuità e non contiene rivoluzioni, perché di solito i regolatori rivoluzioni non ne fanno, ma fanno delle buone evoluzioni e già mi sembrerebbe un'ottima cosa. Il principale sogno probabilmente è quello di riuscire a ridurre il gap di qualità dei servizi che caratterizza questo paese. Questo se dovessi, ti ricordo che abbiamo parlato di energia, ma l'autorità fa energia, idrico e rifiuti, e l'energia ad esempio per un paio d'anni ha avuto una qualità del servizio che ha cominciato a derivare, punti decimali per carità, l'ho detto in un paio di relazioni annuali nel 19 e nel 20 mi pare, quindi pochissime cose, ma noi abbiamo una delle qualità del servizio migliori, e quindi vederla spostarsi anche soltanto di qualche punto decimale era motivo di particolare cautela. Quest'anno ha già cominciato a rientrare questa deriva e mi sembra importante. Però idrico e rifiuti sono due mondi che vedono una differenza sostanziale. Io sono in provincia di Sondrio, tu a Palermo, abbiamo costo e qualità del servizio che sono diametralmente opposti. Questo è francamente inaccettabile. Nel settore idrico è altrettanto vero, un po' meno severo, le differenze però ci sono. Non sono così naif da immaginare che nei prossimi 3 anni risolviamo tutto questo, ma costruire delle architetture, dei piani inclinati che portino il sistema ad evolvere stabilmente, anche sfruttando però, attenzione, un elemento di novità che oggettivamente c'è, che è il PNRR. Cioè, alla fine questo oggetto esiste,
quest'anno e il prossimo saranno centrali nella questione del PNRR, saranno, perché adesso abbiamo portato via un po' di forma e un po' di obiettivi, come dire, di pre-lavoro. Adesso entriamo in una fase più sostanziale, e quindi questi 2 anni potrebbero essere meno trascurabili di quanto non possa sembrare. Speriamo di riuscire a cogliere questa opportunità. Non dipendono tutte dall'autorità, ma quello che possiamo fare per far sì che questo avvenga, certamente non ci tratteremo da farlo. Ecco, direi che questo è il miglior modo di concludere questa chiacchierata, quindi grazie davvero a Stefano Beseghini, presidente della ARERA, Autorità di Regolazione per l'Energia e l'Ambiente, per questa bella discussione sulle dense nubi che abbiamo davanti, ma anche su qualche raggio di sole che in qualche modo abbiamo potuto osservare. E nel frattempo, come ricordava il presidente Beseghini, non solo la qualità del servizio offre, del servizio elettrico, gas, idrico, rifiuti, eccetera, offre spesso delle grandi disparità tra le varie parti della penisola, tra nord e sud, eccetera, ma anche la bolletta, perché mi piace annunciare che il professore Amenta si è offerto di pagare la mia. Grazie a tutti, sì. E arrivederci. Io tengo il maglione, però non pago la mia. Trasferisco, vabbè, non ti preoccupare, vai tranquillo. Grazie a tutti, grazie ancora, Stefano. Ciao, arrivederci. Ciao.